Ci troviamo al centro dell'autunno, nel momento in cui la luce ha lasciato ormai largo spazio alla notte. Proprio in questo periodo dell'anno, diverse comunità sparse per il mondo celebrano l'entrata verso il mondo parallelo delle tenebre, dei defunti e degli antenati. È un tempo solenne, legato alla contemplazione del mistero della vita e della morte. Ci ricorda che in fondo la morte si manifesta ovunque ci sia la vita, indipendentemente dalle fedi religiose e dalle tradizioni culturali. Nella celebrazione che avremo modo di esperire in corrispondenza della notte del 31 ottobre, conosciuta come la notte di Halloween, avremo modo di entrare a contatto profondo con noi stessi e con l'energia della terra presente in questo momento dell'anno. Per questa meditazione e per la sua realizzazione avremo bisogno di un materassino o delle coperte da posare a terra. La posizione che potrete tenere è seduti oppure sdraiati, scegliete voi la posizione che vi è più comoda. Potrete portare immagini, ricordi, oggetti che sono appartenuti ai vostri cari defunti. Accenderemo una candela, possibilmente nera o viola. L'accenderemo sin da subito. E profumeremo l'aria con un incenso o degli oli essenziali. In questo periodo possibilmente sono quelli di mela, noce moscata, salvia, menta, mirra o patchouli. Scegliete una stanza silenziosa dove nessuno possa disturbarvi. Illuminate l'ambiente solo con la luce della candela che avete acceso e attivate gli incensi o la candela che andrà a bruciare gli oli essenziali. La luce della candela aiuterà molto la meditazione a compiere il passaggio da una dimensione ad un'altra. Ci riporta a un tempo antico, dove il fuoco era l'unica fonte di illuminazione durante le giornate più buie e più lunghe. In questo spazio sacro ci diamo il permesso di lasciare fuori di noi le problematiche, i pensieri, le situazioni legate al passato. Ora siamo qui per goderci questo momento presente, in un momento così speciale dell'anno. Nel caso dovessero arrivare preoccupazioni e pensieri, li osservo, porto l'attenzione sul respiro e gentilmente li lascio andare. Non li scaccio, li accompagno. State creando uno spazio di sacralità che vi permette di separarvi dal flusso continuo degli eventi e delle persone. Siete in ascolto con voi stessi e con il vostro spirito. Trovo quindi una posizione comoda a terra e porto la mia attenzione sul respiro. Sento l'aria che entra nei polmoni e che ne esce. Sento il petto che si gonfia e si sgonfia. In questo continuo ritmo naturale che si ripete ogni giorno, costantemente. Ora mi rilasso. Partendo dai piedi, sento e visualizzo mentalmente tutte le parti del corpo che si trovano a contatto con la terra. Questa terra che tanto ci ha donato in questa lunga e piena estate. Sento i polpacci, le gambe, i fianchi, l'addome,
schiena, il petto, fino a salire alle braccia, il collo, le spalle e infine la testa. Sento le tensioni e le lascio andare. Lascio proprio che la terra assorba tutto e sento che tutto sta scorrendo fuori di me e va alla terra, a lei che conosce e sa come tutto trasformare. Piano piano dal mio corpo spuntano delle radici che entrano tra le coperte e il pavimento, superano i diversi piani delle fondamenta del luogo in cui mi trovo e arrivano nel terreno, nella terra. Incontrano strati più soffici, strati più duri, rocce, lombrichi, acqua, e si immergono giù nel profondo della terra, fino a percepire il calore del suo centro. Fai un respiro profondo. E riconsegnati alla terra. E lei si protende per abbracciarti. Senti che in questo spazio puoi riposare, nella quiete, nel silenzio interiore, in cui entrare dentro di te, mantenendo la coscienza lì, dove è, presente, insieme distaccata, semplicemente lasciandola essere, aperta, senza far rumore, perché è nel tuo profondo che ora stai entrando. Ogni respiro ti rilassa sempre di più. Il luogo nel quale ci immergiamo è un luogo primordiale, dove abitano i nostri ricordi e le nostre memorie, in particolare di coloro che sono stati importanti per te nella tua vita attuale, sia in forma umana, animale e arborea. È un luogo vissuto dai tuoi avi, dai tuoi antenati ancora più lontani. Qualcuno questo luogo lo chiama Awen, la terra di mezzo custodita dal dio cacciatore Gwynoch-Nad, signore del mondo sotterraneo di Avalon, colui che traghetta le anime oltre la soglia e le porta a conoscere il mistero della vita. In questo luogo potrai riconoscere le anime a te familiari, i padri e le madri che hanno portato via via nel loro ventre la vita e che sono la linea da cui provieni nel tempo, nei secoli e in luoghi magari lontani da questo. C'è qualcosa di importante che scorre da loro a te, nelle tue vene, nel tuo respiro, in ciò che conosci senza aver appreso in questa vita. Tra le nebbie le porte sono aperte. Ti trovi ora nel luogo di confine fra i mondi. Sei sulla soglia di quella porta, di quel passaggio. Ti concedi il tempo di attendere e contemplare in attesa. Forse qualcuno apparirà dall'altra parte, qualcuno con un messaggio, qualcosa da dire
o tue domande a cui rispondere? O sarà proprio dalle tue memorie sepolte che emergerà una figura? Qualcuno che hai conosciuto o di cui hai una traccia? Stai in ascolto. Hai l'occasione di comunicare con lui o con lei stanotte. Cosa vuoi dirgli? E cosa risponde? Prenditi tempo e lascia che quello che deve essere sia in questo incontro. Accogli i doni che ti sta portando e accorgiti dei legami che avete. Ascolta se sono un bene per entrambi o se ora c'è ancora qualcosa da sciogliere, da lasciare andare per essere liberi, entrambi. In questa notte chiediamo la presenza degli antenati e degli spiriti per guarire le ferite più profonde, per guarirci laddove abbiamo cicatrici ancora in via di guarigione, per riflettere sul dolore inferto e ricevuto. Samain vuol dire comunicare e ascoltare gli altri e le altre dimensioni. È giunto il momento di salutare, ringraziare e permettere che ognuno prosegua lungo la sua strada verso il luogo che è il suo. Mantieni dentro di te il ricordo e offri parte della tua luce, del tuo amore e della tua libertà a questo incontro. Puoi sostare ancora un po' in questo luogo delle memorie e onorare le antenate e gli antenati e i compagni di cammino. Puoi rendere un omaggio al tuo passato lontano e alle radici di quel passato. Ma tutto questo ora. Mi prendo il tempo
per riemergere lentamente dal basso e piano piano comincio a ritornare a me stesso qui e ora su questo tappetino alla luce di questa candela, ascoltando il rumore dell'aria che entra e che esce dai miei polmoni. Inizio a muovere le estremità del mio corpo e ritorno ad osservare la fiamma della candela che continua ad illuminare questa stanza. Ringrazio gli spiriti, gli alleati che in questa meditazione si sono palesati, e ringrazio tutti voi per l'attenzione in questo magico e potente periodo dell'anno. Auguro a tutti un felice Samhain, o Samhain. A presto.